Vaccinarsi con il camper a quanto pare piace. Ad Arezzo, nell'ultimo fine settimana, tra il 3 e il 4 ottobre, ben 80 persone hanno scelto questa modalità di vaccinazione. 20 il sabato in occasione del mercato settimanale in Piazza Giotto, 60 nella giornata di domenica in Piazza Guido Monaco in abbinamento alla fiera antiquaria. Tra loro tanti stranieri. Secondo Antonio D'Urso, direttore generale ASL Toscana Sud-Est, la presenza del camper trasmette sicurezza ed è anche una straordinaria operazione di informazione ed educazione alla salute, un percorso intrapreso alla ricerca degli ultimi indecisi. Molti anche i cittadini che si sono semplicemente avvicinati al camper per chiedere informazioni e delucidazioni. La presenza del camper con personale qualificato e specializzato direttamente nelle piazze vicine alla cittadinanza trasmette sicurezza ed è anche una straordinaria operazione di informazione ed educazione alla salute. La prossima settimana il programma in provincia di Arezzo sarà come al solito intenso. In accordo con CNA e Confartigianato il camper sarà nelle zone artigianali del territorio, il 4 ottobre a Sansepolcro, il 5 a Bibbiena, il 6 a Monte San Savino, il 7 a Camucia, l'8 di fronte alla sede provinciale CNA di Arezzo, il 9 davanti a quella di Confartigianato, ancora ad Arezzo.